E come ti farei chiamare quando diventi papa? Thomas, come te. E mi ricorderebbe sempre che la carne è debole. Non cominciare a fare il devoto del cavolo. Dominus vobiscum. Fermo, figlio di puttana! Se non posso parlare con te, con chi posso parlare? La calligrafia può essere utile in questi casi. Potrebbe aver scritto... A quel figlio di puttana che l'ha uccisa. Io non so se lo Spirito Santo esiste. Tu ci stai in società con lo Spirito Santo, perciò se mi parli dello Spirito Santo, io ti credo. E quindi io dovrei credere a te? Quella ragazza, l'ha conosciuta, non si ricorda? Una donna tagliata in due. Voglio una lista di tutti i delitti a sfondo sessuale con le stesse caratteristiche. Lei ama il potere. Io sono pulito. Lei deve parlare con suo fratello. È di Jack che sono preoccupato. La conosceva anche lui. Paura che la sua foto appaia sui giornali quando la chiameranno per interrogarla. Si ricordi una cosa, monsignore? C'era anche lei quando l'abbiamo conosciuta. Lei aveva i casini e io ero il suo fattorino alla Buoncostume di Wilshire. Io lavoravo per lei. Che cavolo è lei per farmi questa domanda? Sono il suo confessore. Lei è il mio confessore qua dentro, ma fuori è un grande intrallazzatore. Adesso lei è qua dentro. L'hai mai detto a tuo fratello in confessione che facevi l'esattore per Jack? Un tirapiedi rimane sempre un tirapiedi. Lo metta pure sul mio conto. Tommy, è stato lui. Non mi importa se l'ha uccisa lui. E non me ne frega neanche se tu finisci con lui nella merda. Vada in pace.